Oramai dovreste saperlo che quando indosso questa maglietta significa che farò qualche video su HTML e CSS. Ciao, io sono Greta Galli, in questo canale si parla di tecnologia e oggi è per l'appunto il terzo video in collaborazione con Boolean su HTML e CSS. Nel primo video avevamo visto una breve introduzione ad HTML, nel secondo una breve introduzione a CSS, oggi andremo a vedere un progettino un pochettino più complesso che unisce sia HTML che CSS. Ma vado subito sul computer a farvi vedere quello che sto facendo. Come prima cosa metto i miei occhiali con lenti protettive dal computer perché ci tengo alla mia vista e vorrei evitare di bruciarmi gli occhi per troppe ore davanti al computer. Ecco, un po' di protezione non fa mai male. Quello che vedete qua davanti è il progetto che andremo a fare. Sostanzialmente andremo a ricreare la facciata di Google, perché se io vado ad aprire un'altra schermata più o meno Google compare così a parte i doodle di Google che escono in base al periodo dell'anno. Io l'ho rifatta in questo modo, quindi molto semplice: la scritta di Google, una barra di ricerca dove si può scrivere e cercare qualcosa. Come footer ho messo il mio nome perché l'ho fatta io, ho messo qua dei pallini, questo quadratino per simulare i 9 puntini di Google, il pallino giallo per simulare una foto profilo di Google, e invece Gmail è un collegamento ipertestuale che ci riporta effettivamente ad una pagina di prova di Gmail fatta un pochino più semplice. In questo modo abbiamo sempre una barrettina di ricerca col tasto vai che in realtà non vai da nessuna parte, abbiamo il numero di messaggi da leggere per esempio, e poi abbiamo un esempio dei messaggi che si possono trovare in una mail. Quindi questo qua sarà tutto il progetto che andremo a fare. Come prima cosa sono andata a crearmi una nuova cartella dove poter inserire tutti quanti i documenti che mi interesseranno. Allora, come prima cosa qua, come possiamo notare, abbiamo bisogno di uno sfondo e del logo di Google, perché sono delle immagini, quelle non le ho rifatte. E vado a cercarmi Google logo, vado a prenderne una che sia trasparente in questo caso, quindi vado a fare salva immagine con nome, vado sulla cartella corretta e vado a salvarla rinominandola in una maniera abbastanza semplice per poi poterla utilizzare. Poi dopo di questo devo andare a prendere Google Wallpaper, potete scegliere quello che volete, salva immagine con nome, e vado a cliccare su Gmail, ho bisogno del logo di Gmail e di un altro sfondo. Così abbiamo tutte le immagini che ci servono per questo lavoro. Mi sposto adesso su Atom, dove devo andare ad aprirmi due file, quindi New File e New File, e vado a fare Save As e vado a salvarli come google.html, google.css, e vado a salvare anche lui. Su HTML la prima cosa che devo andare a fare è dirgli che è un file di tipo HTML, e poi subito nell'head vado a mettergli praticamente il link, in questo caso di riferimento a me interessa google.css. Così almeno saranno collegati tra di loro. Adesso nel body, se noi andiamo a vedere l'esempio che ho fatto io, abbiamo sostanzialmente tre zone di body. Abbiamo la prima zona che sono i link, questo link, il finto link, il quadratino e il pallino. Poi abbiamo la seconda zona con il logo, la terza parte che è la barra di ricerca e poi l'ultimo come footer e poi dietro tutto lo sfondo. Allora, andiamo a crearci i div per queste quattro parti. Quindi abbiamo il primo div che vado a commentare qui, link, qui shift seleziono, control shift 7 diventa un commento. E in questo caso mi segno che ci sono i link. Vado a fare un copia incolla, poi questo qua sarà la zona del logo, barra di ricerca, footer. Andiamo a fare subito la parte del link, che è la cosa più comoda da fare. Allora, adesso, come potete vedere, io qui ho avuto la possibilità di mettere uno di fianco all'altro Gmail, immagini, il quadratino e il pallino. Perché ho avuto questa possibilità? Non perché ci ho fatto una tabella, ok? Non esiste nessuna tabella, ma semplicemente perché ho utilizzato degli span, che sono dei tag, che permettono di mettere le cose una di fianco all'altra. Quindi io vado a farmi subito come span, vado a metterlo direttamente in grassetto e direttamente come link, ok? Di cui il riferimento glielo darò dopo. In questo caso vado a scrivere Gmail. Sotto a questo vado a mettere un altro span sempre in grassetto che vado a chiamare immagini, sempre in grassetto che sarà il quadratino, ma per ora lo lasciamo così com'è, span sempre in grassetto, e il pallino, ma per ora lasciamo così com'è anche questo. Vado a salvare, vado ad aprirmi Google HTML e come potete vedere in questo momento abbiamo Gmail e immagini, di cui Gmail è già sottolineato per essere un link,
ma non ci porta da nessuna parte perché non gli abbiamo detto di andare da nessuna parte. Vi diremo poi successivamente di collegarsi alla pagina di Gmail. Però come potete vedere, con la scusa dello spam abbiamo avuto la possibilità di mettere uno di fianco all'altro e quindi già una cosa in più. Ora, come vi avevo detto, dobbiamo andare a cercarci il quadratino e il pallino. Per farlo in HTML si utilizzano i codici univoci delle icone. In questo caso posso andare a cercare icon unicode HTML. Possiamo prendere un sito qualsiasi, io ad esempio prendo questo che è quello dove ieri li ho cercati tutti, e come potete vedere, se io vado poi a cercarmi il quadratino che ho utilizzato ieri, mi viene dato questo HTML code, che è la e commerciale, il cancelletto 9744 punto e virgola. Vado a copiarlo in HTML, vado ad incollarlo, vado a fare salva, vado ad aggiornare la pagina e abbiamo il nostro quadratino. Allo stesso modo posso andare a recuperare il pallino che avevo scelto prima, quindi vado a fare Ctrl C e vado a copiarlo. In realtà dovrei metterlo qui, quindi Ctrl V, vado a riprendermi il quadratino perché li ho invertiti e vado a posizionarlo qua. Quindi vado a fare un salva, vado a riaggiornare e questo qua è il risultato che otteniamo. Come potete notare, noi quello che abbiamo fatto fino adesso è stato scrivere Gmail, immagine, quadratino, pallino e ritorno a sinistra. Noi ci servono a destra più grandi, bianchi, tranne il pallino che l'ho fatto giallo. Quindi andiamo a lavorare in questo caso su CSS, quindi io vado a definire delle classi innanzitutto. Questa qui è la classe tipo dei link bots, vado a rifinirmela così. Quindi vado a salvare, qui vado a denominarla link-bots e vado come prima cosa a fare test align right, ovvero l'allineamento del testo verso destra. Vado a salvare, aggiorno la pagina e boom, abbiamo tutto a destra, quindi già questo funziona. Poi vado subito a mettermi lo sfondo, che così almeno riesco a farlo bianco con lo sfondo corretto. Quindi vado a definirmi body, che è praticamente tutta la sezione del corpo, e vado a mettergli background image, vado a mettergli URL e tra le virgolette, le doppi apici aperti, e vado a definirlo come back1.jpg. Vado a salvare, vediamo se ho preso quello giusto. Boom, abbiamo lo sfondo solo che è tipo enorme rispetto a quello che volevamo. Quindi vado a mettergli un background repeat, che è sostanzialmente, se sei più piccolo vammelo a ripetere, ma in questo caso non ci serve, ma per sicurezza vado a mettere un repeat. E poi background size, che è praticamente il problema che abbiamo, vado a metterlo cover, vado a salvare e vado a vedere se per caso, boom, abbiamo lo sfondo come effettivamente lo volevamo. Torniamo qui sulla programmazione. Allora, quello che a me interessa, come potete vedere qui, Gmail, immagini e il quadratino sono tutti uguali tra di loro. L'unico che cambia è il pallino, quindi questi tre avranno una classe e il pallino avrà una sua classe a parte. Quindi andiamo a mettere pan di Gmail, class, vado a denominarlo tipo link, mettiamola così, vado a mettere la class pure di queste, vado a denominarlo come link, vado a mettere la class del terzo, vado a denominarlo come link, e poi invece la class dell'ultimo vado a denominarlo come icon, mettiamola così, così tanto per cambiare. Quindi qua vado a definirmi link, apro la graffa, vado a dirgli innanzitutto font size, provo 20 pixel a vedere come esce di grandezza, quindi vado ad aggiornare, non questo magari, vado ad aggiornare, ok, già un attimino più grande, mi piace già un po' di più. Poi vado a dirgli color, io lo voglio bianco perché il nero non si vede su questo sfondo, poi dipende logicamente dallo sfondo che avete scelto e come potete vedere ce li abbiamo. Vado a dargli un po' di margine a sinistra perché, come potete vedere, tra Gmail e immagini e il quadratino lo spazio che c'è è veramente minimo e non mi va di dargli questo, quindi vado a dargli un 10 pixel. Vediamo un po' di quanto si allontanano. Ok, si sono già allontanati tra di loro, quindi è un'ottima cosa. E poi l'unica cosa, come potete vedere, Gmail rimane viola perché come qualsiasi link, quando si va a cliccare diventa viola. Io in questo caso non voglio che succeda questo, quindi posso mettere a due punti visited, a sta per rinominare tutti i link che ci sono in giro, ovvero tutto in HTML. Visited sta per l'hai cliccato, vado a metterli 123, color e vado a dirgli cortesemente, magari non 20 pixel, ma color white.
Quindi in questo caso, se io vado a salvare, vado a riaggiornare, Gmail mi diventa bianco nonostante io l'abbia già visitato. Quindi se vado a cliccarlo comunque rimane bianco e non abbiamo questo problema, quindi direi anche molto bene. Poi qua devo mettere il punto icon. E vado praticamente a copiarmi tutto questo perché le impostazioni mi servono. Non lo voglio white, lo voglio semplicemente yellow. Quindi vado a fare Ctrl S, vado ad aggiornare e abbiamo il pallino che è diventato giallo. Se lo volessi un attimino più grande, solo perché dovrebbe essere un'immagine nella realtà dei fatti, la metto a 25, ma comunque abbiamo il pallino che diventa giallo in questa situazione. Quello che ci manca da fare adesso è mettere praticamente il logo di Google. Come prima cosa devo andare a vedere come abbiamo denominato l'immagine del logo di Google, perché sennò c'è un problema di fondo. E io vi do il consiglio di metterlo nella stessa cartella dei file, perché sennò dovete mettere tutta la ricerca per trovare il file corretto. E vado a mettere qua nell'SRC google-logo.png e poi vado a metterli qua direttamente la class logo perché dovremo andare a modificarla. Quindi Ctrl S, vado a riaggiornare. E questo qua è il risultato che otteniamo, ma non è il risultato che mi piacerebbe avere. In CSS vado a denominare la class logo e vado a dargli tipo un width, che è praticamente la grandezza, mettimela a 500 pixel e vediamo un po' come va. Vado a riaggiornare e ce l'abbiamo già grande. Non è male questa grandezza, però un pochettino troppo grande per essere più simili possibili alla realtà. Siamo a 400 e vediamo. Ok, adesso ci siamo. Adesso dobbiamo andare a dargli dei margini a sinistra e sopra per spostarla in centro. Quindi mettiamo il margin left, proviamo a mettere un 400 pixel e andiamo a vedere dove va a finire. Quasi in centro, quindi posso aumentare ancora un pochettino. Quindi mettiamo 500. Adesso ce l'abbiamo ancora quasi in centro, aumentiamo veramente di pochissimo, mettiamo 550 ad aggiornare e questo qua è il risultato e ce l'abbiamo centrato. Però rispetto al mio è troppo in alto. Quindi vado a mettergli stavolta un margin top e vado a mettergli un 10 pixel. Vediamo un po' se si abbassa. Ok, però posso aumentarlo ancora di un po'. Andiamo a mettergli un 80 perché forse 100 è troppo. E ce l'abbiamo nella posizione in cui volevo ottenerla, quindi questa qui e questo qui è qui effettivamente. Quindi anche la parte del logo di Google l'abbiamo fatto. Andiamo a fare l'ultimo pezzo che è praticamente quello riferito alla barra di ricerca. Quindi in questo caso andiamo a mettergli un input di tipo test, andiamo a mettergli come class barra, salviamo questa zona qui, andiamo ad aggiornare la pagina e abbiamo una barra di ricerca, andiamo a modificarne qualche valore, quindi barra, vado a dargli una lunghezza di credo 500 pixel, proviamo a vedere come esce, aggiorniamo, ok, già potrebbe essere della lunghezza che ci interessa, quindi vado a mettergli un margin left per centrarla il più possibile. Se il logo gli abbiamo messo margin left 550, proviamo la barra a mettergli un 400 perché non deve essere proprio, non è grande quanto il logo. Comunque qui ci arriva, quindi posso aumentare ancora di un po', proviamo 500 e vediamo. Però come potete vedere è anche centrata tra l'altro, quindi è corretto quello che volevo ottenere. Andiamo però l'ultima cosa a dargli una font size, mettiamogli un 20 pixel per praticamente ingrandire la barra. Quindi se io lo faccio così, vedete vedere la barra è diventata un attimino più grandicella. Ed è il risultato che volevo. Qua l'ho fatta un pochettino più grande nell'esempio, però è un po' a vostra discrezione. L'ultima cosa che ci rimane da fare è praticamente mettere il footer, ovvero mettere la scritta di chi l'ha fatto in questo caso, e vado a denominare direttamente footer. Vado a mettere i perché è il corsivo, quindi viene più comodo, e poi vado a mettere la scritta che mi interessa, in questo caso Greta Galli. Vado qui a riaggiornare e abbiamo la scritta Greta Galli come footer. Vado nel CSS, posso andare a selezionare tutti gli elementi di tipo footer, che in questo caso è uno, quindi non mi cambia nulla. Vado a mettergli subito il test align center, ovvero mettimi questo testo in centro e lui ce lo sposta esattamente qua. Poi abbiamo bisogno di color. Io l'avevo fatto qua nell'esempio light gray, quindi grigio chiaro, gray, punto e virgola, e vado a riaggiornare la pagina ed esce grigio chiaro. Abbiamo poi bisogno di un leggero margin top di un 20 pixel perché era troppo attaccata alla barra di ricerca,
così almeno mi viene staccato, e poi un attimino più grande, quindi font size mettiamo un 15 pixel, vediamo un po' di quanto si ingrandisce. No, rimane sempre uguale, quindi vado ad aumentarlo a 20 e questo qua è il risultato. Quindi attualmente abbiamo la nostra primissima pagina di Google come volevamo realizzarla. Adesso andiamo a vedere di mettere il collegamento a Gmail. Quindi vado a crearmi new file, che vado a fare save as e vado a definirlo come gmail.html. Vado a fare new file e vado a fare gmail.css. Qua in Google HTML, dove abbiamo messo il link e di riferimento li vado a dire gmail.html, così almeno rimane qui. E poi questo qui li vado a mettere l'HTML come link, qua in alto lo vado a linkare dal suo gmail.css, quindi gmail.css. Vado a salvare il tutto, riaggiorno la pagina, quindi se io clicco su Gmail, che in questo caso è diventato blu, mi porta alla pagina di Gmail HTML. Quindi in questo caso è quello che abbiamo realizzato. Dato che questi video diventano sempre lunghi, lunghissimi, e cerco sempre di farli stare in un unico, ma in questo caso non mi sembra il caso, direi che ci vediamo settimana prossima con la parte 2 del video, dove andremo a linkare praticamente tutta la parte di Gmail e realizzeremo quel lato lì. Quindi io vi ringrazio di aver visto questo video, settimana prossima andremo a fare la parte di Gmail.